Buongiorno a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi farò un video un po' insolito. Intanto oggi siamo 15 marzo e già siamo in periodo di semina. E praticamente quest'anno ho avuto, diciamo, la fortuna di capitare di comprare delle zucchine spinose, come le conosciamo qua in Italia. Come sapete, hanno dei nomi stranieri anche. Zucchina centenaria, viene chiamata in diversi modi in base alle regioni d'Italia e ai posti. E niente, io ho capitato una zucchina che ha fatto il germoglio. Eccola qui, guardate quanto è diventata lunga. Questa è la zucchina e quindi è stra prontissima per la semina. Anzi, forse già sono pure in ritardo. Questa è la prima semina che faccio, la prima pianta che semino, e sono orgogliosa. Questo è il periodo in cui si pianta in Sicilia, come ho visto nei video. In Sicilia si pianta alla fine di marzo, metà marzo, alcuni anche all'inizio, perché già il clima è più mite, perché necessita di un clima che va dai 18 gradi in su. Oggi c'è un po' di vento leggero, un po' di aretta fresca. L'Etna stanotte ci ha dato un po' di spettacolo, il 13° parossismo, quindi una colata lavica abbastanza intensa con eruzione abbastanza alte e quindi esplosioni, ecco, abbastanza alte. E quindi niente, la mia prima semina, e vi volevo rendere partecipi di questo. Quindi adesso vi faccio vedere come pianterò la zucchina spinosa, sperando di coglierne i frutti da fine agosto all'inizio di ottobre, anche a novembre, se il clima appunto lo permette. Qui ci troviamo fuori casa mia, questo è il balcone, ci sono solo palazzi. L'Etna è dall'altro lato, non si vede però perché ci sono pure i palazzi. Quindi per osservarla bisogna andare un po' più su. E niente, ora vi faccio vedere come pianterò la zucchina. Allora ragazzi, eccoci tornati. Io nel frattempo ho pulito la pianta dove mia mamma aveva messo un rampicante, mi ha detto che lo potevo togliere. Come potete vedere qui ho fatto già la buca. Ora il terreno, diciamo che è già un po' bagnato perché stanotte un po' ha piovuto, no? L'ho liberato da eventuali radici perché potrebbero soffocare appunto la pianta. Ecco, già il terreno è un po' umido. E quindi è pronto da seminare. Ripeto, io non ho mai fatto una cosa del genere, però mi intriga la cosa. Ecco, allora ora vi appoggio la telecamera in modo tale che potete vedere. Ecco qua. Allora prendo la zucchina, anzi prima metto un goccino d'acqua, non tanto perché già il terreno è umido. Un goccio. Ecco, vado a coprire con un po' di terra leggera, giusto per avere un po' di umidità. Ecco, e vado a inserire la nostra zucchina. Ecco qua, con le radici verso il terreno. Vi faccio vedere come l'ho messa. Vedete, qui ci sono le radici e io le metto verso la terra, ovviamente, perché deve fare radici, giusto? Eccola qui, vado a coprire con la terra. Thank you.
Eccola qui. Ed ecco che la nostra zucchina è pronta. Nulla di più facile e semplice. Ecco qui. Sto andando a coprire con la terra, giusto? Ne vediamo qualche eventuale radice che vedo. Ecco qui. Ok. Ecco qui, la nostra piantina è pronta. Adesso la farò arrampicare, gli metterò un sostegno e questa è la nostra piantina. Già sta mettendo le prime foglie. Metto un altro goccio leggero di acqua sopra. Leggero, leggero. Ecco, così, a tipo pioggia. Ok. Ed ecco piantata la nostra zucchina. Ok. Mi ha fatto piacere essere con voi in questo video. La giornata è un po' così. E quindi niente, noi ci salutiamo e ci vediamo in un altro video. Un bacione!